Ma papà, chi ti ha riconosciuto per primo? Euriclea. Ma chi è questa donna? È la donna che mi ha cresciuto. E laggiù, ora che arriva, è bene che tu la conosca. Ciao Telemaco. Quindi tu sei quella che ha riconosciuto papà per prima? Ma come hai fatto? Si è presentato come un mendicante, era irriconoscibile. Ho visto crescere il tuo papà e fin da quando era bambino vedevo qualcosa di speciale in lui. E quindi? Sai, ognuno di noi porta una meraviglia dentro di sé, un qualcosa di suo, un talento che lo rende autentico. Da piccoli questo talento è puro, senza filtri, emerge dietro quegli occhioni grandi che si chiedono il perché di tutto. Basta vederlo, basta osservarlo. E se hai visto questa essenza in un bambino, non puoi non riconoscerla nell'uomo che è diventato. Bisogna solo cambiare punto di vista. Dietro a un bambino che si mette il ditino nel naso, cosa vedi? Un maleducato o un ricercatore? Quindi papà aveva sempre le dita nel naso? No, no, quello era un esempio. Papà osservava tutto e poi si incantava verso l'orizzonte. Si perdeva a sognare oltre i confini. Ero sicura tornasse da Penelope e da suo figlio e mi è bastato guardare quel mendicante in viso, oltre che ammirare le sue capacità nel confronto con i proci, per capire che era lui. Che la sua essenza non è mai stata cambiata da niente e nessuno, perché quella è la sua identità. Ti presento Mary Servino Dipo, alla ricerca di una possibilità. Buongiorno a tutti, mi chiamo Mary, vengo dal Kenya, sono bovesana, abito a Boves. Sono alla ricerca della possibilità, soprattutto la ricerca della mia vita. Io sono stata adottata a distanza, poi dopo sono stata adottata ufficialmente in Italia, i miei genitori adottivi mi hanno fatto venire in Italia. Però prima di venire in Italia io ho fatto la mia vita giù in Kenya, una vita abbastanza interessante. All'età di 8 anni mi sono fatta una camminata di 3 mesi alla ricerca di mio padre biologico, che tra l'altro ho conosciuto, però lui, io non so se mi ha mai accettato, se mi ha mai riconosciuto, se mi ha mai, però quello ormai è passato, devo pensare al futuro. Però poi, nonostante tutta la fatica che ho fatto a camminare nella savana, ho incontrato una persona molto preziosa per me, un frate della missione della Consolata, Mario Bernardi. Questa persona si è presa cura di me. Lo stesso anno una coppia giovane bovesana era andata in Kenya a farsi una vacanza. Lui mi ha consegnato a loro. Loro hanno accettato a prendersi cura di me a distanza, mandandomi a scuola, dandomi la possibilità di diventare una vera donna con una D maiuscola. Ho studiato in Kenya, poi dopo ho chiesto di venire in Italia da maggiorenne. Loro mi hanno detto: guarda, è quasi impossibile venire in Italia, a meno che non accetti ad essere adottata da noi ufficialmente. Io aspettavo questa occasione da una vita, non ho aspettato altro che dire sì. Sono venuta in Italia. Solo che il benessere, i primi 3 mesi, mi ha spaventato molto e vi dirò, nonostante la vita difficile che io ho vissuto in Africa, cioè dormire sul pavimento, senza materasso, la prima volta che ho dormito sul materasso avevo 14 anni. Ho
collegio delle suore. Andare a scuola senza mangiare, senza cibo, camminare scalza, andare a raccogliere la legna, portarla sulla testa, andare a prendere l'acqua dal fiume, 8 chilometri andato, 8 chilometri di ritorno. Tutto questo io l'ho vissuto abbastanza bene, ma il benessere l'ho vissuto male. Sono stati i primi 3 mesi della mia vita qui in Italia difficili, perché quando sono arrivata la mia famiglia adottiva hanno fatto una festa di accoglienza nella famiglia. È una famiglia abbastanza grande, 10 fratelli, quindi potete immaginare quanti eravamo in totale. I bambini, gente anziana, gente grande, chiamate come volete. In questa festa c'era da mangiare in abbondanza. Solo il fatto di vedere una tavolata piena di mangiare, e io subito mi sono ricordata i giorni in cui sono andata a scuola senza mangiare, ho detto oddio mio, ma sono nel posto giusto. Vedete tutte queste persone profumate con la pelle ben idratata, e mi sono ricordata della mia che era molto disidratata perché mi mancava la crema idratante, cosa usavo per idratarmi la pelle, e il grasso della trippa che avevo mangiato la sera prima, che mangiavamo la trippa magari una volta al mese se ci andava bene, e il grasso lo raccoglievo, lo mettevo nel sacchetto di plastica e poi me lo nascondevo sotto un buco o sopra il tetto di paglia. Avete l'idea delle nostre case come sono fatte? Fango e la paglia, il tetto, qui lo mettevi lì, quindi era una lotta di continuo fra te e il topo, che il topo mangiava un po', ti spalmavi un po' anche tu, un po', via. Arrivo qua, trovo tutte queste belle facce, ma no, sono nel posto sbagliato. Ma non è quello che mi ha fatto soffrire di più è vedere tutta la gente, dal più piccolo al più anziano, che il cibo che rimaneva andava a finire nella spazzatura. Se prendeva in abbondanza, poi non si riusciva a mangiare tutto, ma li vedevo tutti andare verso la spazzatura. Io lì ho avuto una crisi nera, o magari bianca in questo caso, nel mio caso, no? Anche sono andata da mio padre e gli ho detto: papà, io ti ho fatto spendere tanti soldi, però ti chiedo di spenderli ancora, ma ti assicuro che questa sarà l'ultima volta che tu spenderai i tuoi soldi su di me. Ho bisogno che tu mi compri un biglietto aereo, ma sola andata, me ne voglio andare e tornare giù, perché l'Italia non fa per me. E lui mi ha detto: guarda, hai affrontato tanti problemi e io ne sono molto orgoglioso di te, però in questo caso tu stai scappando via dal problema. In questo momento il problema è il benessere, tu devi affrontare questo problema se vuoi risolverlo, ma se scappi non riuscirai mai a risolverlo. E mi fa: vai a dormire, ne parliamo fra 2 settimane. Non sono passati 2 settimane, dopo una settimana sono tornata da lui e gli ho detto: ho trovato una soluzione al mio problema, io devo aiutare i bambini bisognosi, orfani e non orfani. Basta che siano poveri. Andavo già all'università, ero già iscritta all'università, insieme ai miei amici della parrocchia di Boves abbiamo cominciato a fare la cena africana, dove raccogliamo i soldi, con i soldi li porto io in persona e vado a pagare le tasse scolastiche e le scuole, noi all'epoca l'avevamo proprio scelti, le scuole che potevano dare almeno un pasto caldo al giorno a questi bambini. Da lì è nato il progetto Orfani Lago Vittoria. Sicuramente qualcuno di voi l'avrà sentito dire. Quel progetto nasce da me, nasce dalla mia storia. Sono io dentro quel progetto. Ora stiamo cercando di costruire una scuola per questi bambini che avevamo già cominciato ad aiutare quasi 10 anni fa. Siamo partiti con 7 bambini,
al momento ne abbiamo quasi 200, e quindi c'è il bisogno che loro abbiano un posto fisso che chiamino scuola, perché qualcuno di loro l'abbiamo proprio preso dalla strada, non hanno nessuno, ma li abbiamo inseriti nella famiglia, così le famiglie possono aiutarli a insegnarli, a fargli la riabilitazione familiare, che abbiano almeno un'educazione. E quindi è questo che stiamo facendo al momento. Stiamo ora vendendo anche i biglietti della lotteria, li vedrete in giro. Più o meno è questo che noi facciamo. Abbiamo il nostro sito, che è www.progettoorfanilagovittoria.com. Grazie mille, i miei minuti sono scaduti. Se avete qualche domanda, sapete dove potete trovarmi. Grazie.